Se cerchi un modo per aumentare il soggiorno medio nel tuo hotel e attirare anche turisti in bassa stagione, bene, ho la soluzione per te, ovvero il turismo esperienziale. Ciao a tutti, sono Alessia, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video dedicato al turismo esperienziale. Tempo fa mi hanno contattata, durante un'intervista mi hanno chiesto di parlare del turismo esperienziale e a un certo punto ho detto, vabbè, chi meglio di me ne può parlare? A questo punto vado per linkare un mio video dove ne avevo già parlato. Peccato però che poi mi sono accorta che il video era un pochino datato, 2020. Quindi effettivamente non era proprio il caso di ricondividerlo, ma soprattutto era arrivato il momento di riaffrontare questo argomento in un nuovo video come sto facendo oggi. Come vi dicevo all'inizio, il turismo esperienziale può essere un'ottima soluzione per aumentare il soggiorno medio nella nostra struttura, quindi se normalmente i turisti soggiornano da noi 2 o 3 notti, bene, potremmo aumentare le notti che soggiornano da noi e allo stesso tempo è un buon modo per risolvere il problema della bassa stagione. Ora iniziamo a parlare dell'argomento di chiave di questo video, ma prima di andare avanti, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche così da non perdere tutti i miei contenuti. Poi, se volete una consulenza, potete scrivermi, potete prendere un appuntamento nel link che trovate in descrizione. Turismo esperienziale. Cosa significa? Che cos'è questo turismo esperienziale? Bene, tutto gira attorno all'esperienza. Allora, il problema di molti albergatori, di molte persone che lavorano nel mondo del turismo, è che ormai si sono soffermate a ciò che li circonda, come la solita chiesa, il solito museo, il solito monumento. Invece, per quanto riguarda invece gli albergatori, quello che fanno è ormai rinchiudersi nelle loro mura e non vedere oltre, o semmai promuovere quello che è solito della propria città o del proprio borgo. Peggio ancora, come mi è capitato durante un corso di formazione, pensare di non avere nulla da offrire ai turisti perché in realtà si trova in un piccolo borgo, si pensa di non avere nulla a confronto delle grandi città e poi in realtà, andando a fare una ricerca più approfondita, si scopre che dietro l'angolo, letteralmente, si ha poi un grande tesoro da offrire ai turisti. Quindi l'esperienza gioca su tutto questo discorso, l'esperienza quindi da vivere con le persone del posto. Più piccolo il vostro borgo, meglio voi potete lavorare con il turismo esperienziale. Ovvio, fa benissimo i percorsi turistici classici, quelli vanno ancora in voga, ma c'è un nuovo tipo di turista più consapevole che va alla ricerca di qualcosa di diverso che lo faccia entrare in connessione con il borgo, con la città, comunque con le persone del posto. Quindi ci sono determinate cose che per voi sono oramai diventate scontate, ma che per molte persone, non solo straniere ma anche italiane, invece fanno la differenza. Sono quelle cose che rendono diverso il soggiorno e fanno vivere loro il tutto in modo diverso. Quindi il rintocco delle campane a mezzogiorno della chiesa che sta nella piazza del paese, beh, per voi è scontato, magari per voi è diventata anche una scocciatura, mentre per alcune persone è una novità, magari dietro a quel rintocco c'è una storia da raccontare che affascinerà i vostri ospiti. Allo stesso modo, quel vecchietto che siede alla piazza del vostro paese e che ha una storia da raccontare, bene, per alcune persone è un bel momento di condivisione. Questi esempi che io vi sto facendo non sono esempi che mi sono inventata giusto per fare questo video, ma sono esempi che vi riporto da anni passati con operatori del turismo esperienziale,
chi mi segue da tanti anni si ricorda di quando ho effettuato anche dei corsi su turismo esperienziale con un operatore esperienziale famosissimo in Sicilia, Pier Filippo Spoto, che ne approfitto per salutare in questo video. Colui che mi ha insegnato anche molto in merito a questo tipo di turismo e mi ha fatto addentrare ancora di più nei dettagli e mi ha fatto anche capire come per un turista, soprattutto straniero, è strano trovare quei panni appesi tra un palazzo e l'altro. Purtroppo ci sono dei sindaci che non hanno capito l'importanza anche di quei panni stesi e che vietano questa pratica perché rovina lo stile della città. Invece ci sono dei turisti, in questo caso vi faccio l'esempio di turisti stranieri che ci fanno le foto, che sono lì con il naso all'insù, che guardano quei panni stesi e in base a quello che vedono ricostruiscono la storia di quella famiglia. Ora, noi quando parliamo oramai di turismo esperienziale, chi ha iniziato un attimino ad addentrarsi su questa parte di turismo si è soffermato solamente sull'olio e sul vino. Quindi si vanno a proporre quei soliti tour con visita all'azienda vitivinicola oppure all'olificio. Sì, va bene. Però andiamo oltre, come vedete vi sto facendo davvero tantissimi esempi, così come per voi andare dal fornaio è una cosa normalissima. Portate qualcuno dal fornaio dove c'è il fornaio che dà un pezzo di pane caldo con sopra un po' di olio e vedete loro, soprattutto gli stranieri, cosa si mangiano e come lo apprezzeranno tutto ciò. Allo stesso tempo, la lezione con una signora che ti insegna a fare la pasta, la salsa, ecco, queste sono le cose che rendono il turismo esperienziale. Io vivo un'esperienza che va ad arricchire il mio viaggio. E assolutamente questo è un tipo di esperienza che gli italiani stanno scoprendo, ma che gli stranieri conoscono già ed è quello che cercano in Italia. Lo straniero ti viaggia soprattutto in bassa stagione, ti evita il turismo di luglio-agosto, che ben sappiamo è più popolato da noi italiani, soprattutto per una questione di ferie. Ma allo stesso tempo noi in questo modo nel periodo destagionalizzato non prendiamo solamente gli stranieri, ma andiamo a prendere anche tutti coloro, i senior, i cosiddetti baby boomers che non hanno problemi di vincoli di figli, i bambini che vanno a scuola, non hanno vincoli di persone di ferie che devono ricevere, ma che si possono permettere anche nei periodi che per voi sono di bassa stagione. E quindi si vanno a proporre queste esperienze che vanno a rendere unico questo viaggio. Ma tra l'altro, come vi dicevo, il turismo esperienziale vi permette di aumentare il soggiorno medio. Che cosa significa? Significa che voi date una motivazione a queste persone per restare nel vostro hotel, perché molte persone magari credono che la vostra città, il vostro borgo sia solo di passaggio, perché non sanno tutto quello che possono fare. Lo stesso internet, io molte volte scherzo con mia madre quando non sa qualcosa, dico va bene, chiediamolo a Papa Google. Sì, ma a volte anche Papa Google non è informato abbastanza perché siamo noi stessi che non sappiamo cosa può offrire il nostro territorio. Ovvio che io vi dico, mi raccomando, non cercate di fare tutto da soli e fai da te, ma io vi consiglio di affidarvi a degli operatori esperienziali perché loro hanno studiato il territorio in modo tale da presentarlo al meglio poi al vostro turista. E quindi che cosa significa? Che nel momento in cui c'è da andare a vedere la ricotta, beh, la ricotta non si va a fare alle 5 del pomeriggio, si va a fare alle 5 del mattino e il turista ti si sveglia alle 5, anzi alle 4 per poter andare a vedere la ricotta alle 5 del mattino. Come dicevo, tutti gli esempi che io vi sto riportando in questo video sono esempi reali, tutte cose che sono realmente successe, così come il
turismo esperienziale è collegato al concetto del turismo di lusso. Turismo di lusso, però, dobbiamo fare attenzione: non è solo il turista straricco, che vi posso dire, turista straricco che con le ciabattine e con l'infradito ha messo tranquillamente i piedi dello sterco per poter andare a vivere l'esperienza di mungere una mucca. Vedete che cosa vi sto dicendo? Ma con il turismo esperienziale si collega al concetto di turismo lento. Quindi dimentichiamo il cellulare, dimentichiamo le corse, perché dobbiamo andare a vedere 10.000 monumenti in una sola giornata. No, noi dobbiamo vivere il momento. E se il vostro turista vuole dedicare del tempo a chiacchierare con il contadino, con il panettiere, con il vecchietto che è lì sulla panchina nella piazza del paese, fatelo fare, perché è proprio questo il concetto del lusso. Ma pensate un attimo, anche se vogliamo riflettere su un turista magari imprenditore americano, quindi parliamo di un alto spendente, immaginate la loro vita, ma così come è la mia vita e la vostra vita di tutti i giorni, sempre frenetica. Pensate invece al lusso di rallentare, di godervi la vostra famiglia, di godervi un pezzo di pane caldo o di sentire gli odori di ciò che vi circonda o ammirare quelle che sono le caratteristiche di un borgo, che non sia la solita chiesa e basta. Oppure prendervi del tempo per entrare in quella chiesa e non solo ammirarne ovviamente tutta la parte architettonica, ma restare lì e ascoltarne i canti, qualcosa che magari voi normalmente non vivete. Quindi quello che vi voglio dire è: fermatevi un attimo, riflettete su ciò che vi circonda, effettuate le ricerche, informatevi, perché molti di voi si trovano in zone che racchiudono dei gioielli dal punto di vista esperienziale della quale non avete idea. Ho dei miei studenti che hanno organizzato dei corsi con delle mamme di un borgo, e questo corso ha molto successo. Le visite, che prima erano visite classiche, rivisitate in chiave esperienziale, anche queste che hanno ricevuto ha riscosso molto successo. Fate queste collaborazioni con gli operatori esperienziali che fanno questo per mestiere, ricordatevi, ognuno deve fare il suo, e vedrete come cambieranno in meglio le vostre offerte. Fate queste collaborazioni e aumenterete il soggiorno medio, aumenterete le richieste di prenotazioni nei periodi di bassa stagione. Credetemi, come il turismo esperienziale andrà a cambiare il vostro fatturato, voi non ne avete idea. Quindi dopo questo video vi voglio lì a prendere appunti, voglio lì a studiare di più ciò che vi circonda e scoprire quelle perle rare da offrire poi ai vostri turisti. Poi fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti, perché sono curiosa e voglio sapere come andrete a implementare questa nuova strategia di offerta all'interno della vostra struttura, della vostra realtà. Bene, per oggi mi fermo, spero che questo video come sempre vi sia stato utile e sia interessante per voi e soprattutto per definire quella che è la strategia di questa stagione e soprattutto della bassa stagione che poi inevitabilmente arriva. Io vi aspetto al prossimo video, ma prima di andare via lascia un like e soprattutto iscriviti al canale. Ci vediamo nel prossimo video. Besos!